Sono 36 gli alunni su un totale di 202 maturandi che hanno raggiunto negli indirizzi classico, scientifico e artistico dell'Istituto Galilei Campailla di Modica il massimo dei voti alla maturità 2023-24. Tra questi ben 11 hanno conseguito anche la lode e tra loro 3 alunni hanno ricevuto un particolare encomio dalle commissioni d'esame. Questa mattina nell'aula magna del liceo scientifico la premiazione di tali eccellenze. Per uno di loro anche la borsa di studio intitolata Grazia Minicuccio, mai dimenticata alunna dell'istituto. La giornata è dedicata proprio alle eccellenze del Galilei Campailla, sono dei ragazzi che hanno sostenuto gli esami di Stato e hanno ottenuto il massimo punteggio, quindi parliamo ragazzi che hanno avuto 100 centesimi e lode, e 3 ragazzi hanno avuto anche 100 centesimi e lode più l'encomio delle commissioni, perché hanno dimostrato una maturità e l'acquisizione di competenze e conoscenze non comuni. Quindi è un momento importante, tra l'altro anche i numeri sono importanti perché abbiamo avuto complessivamente 11 ragazzi con 100 e lode, 25 con 100 centesimi e 3 dei ragazzi con 100 e lode hanno ricevuto anche l'encomio da parte delle commissioni. È un momento importante di festa, ma che manifesta chiaramente l'importanza della scuola del Galilei Campailla nella realtà non solo iblea ma siciliana, perché i nostri ragazzi sono stati sempre protagonisti in tutte le facoltà universitarie e quindi io auguro veramente a questi ragazzi eccellenti di poter continuare il loro percorso di studi nel migliore dei modi. A chiosa della situazione ci sarà anche il premio dedicato a Grazia Minicuccio, che è stata una nostra alunna. La famiglia ha sempre voluto dare un segno per ricordare questa ragazza e sono stati premiati negli anni un ragazzo del liceo classico prima, un ragazzo del liceo artistico e oggi verrà premiato un ragazzo dell'indirizzo scientifico. Parliamo sempre ovviamente di ragazzi eccellenti che hanno avuto 100 e lode almeno. E quindi un altro momento importante che chiuderà questa manifestazione. Grazia era questa, era a fianco dei più deboli, gli anziani, i bambini che erano in difficoltà. E dare un piccolo pensiero per aiutare la partenza, spiccare il volo della vita di questo ragazzo, sia a livello professionale che a livello personale. Sicuramente è una grande soddisfazione dopo un percorso lungo 5 anni, quindi sì, siamo molto orgogliosi e soddisfatti. Come ti sei trovato al Campailla? Bene, io dico sempre... Il percorso diciamo, di 5 anni non è né facile né difficile, sostanzialmente è impegnativo. E ci sono sicuramente dei sacrifici da fare, ma anche tante soddisfazioni lungo tutto il percorso, quindi bene, sono molto soddisfatto. L'anno in cui abbiamo conseguito più obiettivi è stato il quarto anno. Al quarto anno abbiamo partecipato alla gara di matematica di Cesenatico. Molti della nostra classe, siamo di quinta, eravamo 5 nella squadra da 7, ci siamo qualificati, siamo andati a Cesenatico e lì abbiamo svolto la gara nazionale delle Olimpiadi di matematica. Diciamo che è stata una grandissima soddisfazione anche perché tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel percorso dei 4 anni precedenti ma anche successivamente sono stati ripagati in quanto abbiamo studiato tantissimo ma con piacere poiché era la nostra passione, la matematica. Sono stati 5 anni importanti a livello personale, come formazione personale, ma anche insomma, come percorso individuale. Poi senza dubbio ho avuto la fortuna di scegliere una scuola che assecondava i miei interessi. Io ero più o meno già abbastanza convinto che le lettere antiche mi sarebbero piaciute e sarà quello che farò. Quindi intanto questo avermi permesso di entrare a contatto con le lettere e con le lettere antiche. Poi ripeto, questi 5 anni sono belli anche perché appunto si passano in compagnia, non si fanno da soli, quindi insomma si attraversa un percorso insieme e si capisce anche quello che uno sa più fare rispetto insomma a qualcun altro o rispetto a qualcos'altro, ecco.